in 14ª posizione, quindi non dovrebbe essere difficile batterlo. Abbiamo battuto il Napoli 6-1, figuriamoci il Genoa, adesso lo distruggiamo praticamente. Ok, la prossima partita è questa qua, sempre di Serie A, Genoa-Juve. Genoa-Juventus, siamo alla... non so che giornata è, non mi ricordo, però vabbè. Nuovi acquistabili disponibili, possiamo acquistare qualcosa, non lo so. Assumi uno psicologo. Raga, uno psicologo mi servirebbe a me veramente. Assumi un podologo, non so dove cazzo ho letto psicologo, ma vabbè. Assumiamolo così recupereremo molto in fretta. Dagli infortuni, ovviamente. Ufficio moderno in casa, ci sta. Proprio come quello che ho io veramente in casa, perché super moderno, pieno di LED. Poi per il resto, donna denaro agli ospedali, già l'avevo fatto, forse se non mi ricordo male. Acquista camicie e cravatte eleganti, già l'avevo fatto, appunto, ecco. Requisiti non soddisfatti? Certo, non ho i soldi. Vabbè, cioè, per il momento può bastare così. Ci sono degli investimenti. Andiamo a fare degli investimenti perché è anche importante. Allora, qua abbiamo guadagnato 230, quindi abbiamo guadagnato 30k. Invece qua abbiamo guadagnato i nostri 8k degli investimenti precedenti che avevamo fatto. Ok, possiamo investire ora su rischio alto. Magari no. Investiamo qua. Rischio medio, rischio alto, medio, medio, rischio basso. Investiamo anche qua. Ok. Vabbè, 58k, cosa farmene? Rischiamo anche questa, dai. Non ho i soldi. Vabbè, per ora va bene così. A tutti i riflettori buttati addosso oggi. Una valanga di reti nell'ultimo match e molta voglia di continuare a stupire. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio. Dello stadio e del Mi pubblico devo delle cambiare la Juventus maglia prima di attenzione cominciare per questa il partita. passo Pardo e Me la Danilo cambio Zagnani proprio torna così. in Serie Eccoci A con Genoa e Juventus qua, maglia mezzo della cambiata. nostra Pasquale Ci prova dalla distanza Pardo incredibile, sulla doppia ovviamente. Mancini Attenzione al Genova che adesso ci prova, deviazione. La manda praticamente fuori. Me la passa, vediamo se riesco a passarlo. Lo vedo al centro. Vediamo se fa l'1-2. Attenzione, il mi vede libero. Tutto libero davanti. Ci posso provare sul primo palo del portiere, ovviamente. Me la para. Devo battere il calcio d'angolo. Io, quindi, la metto in mezzo. Potente. Nessuno ci arriva, però la palla rimane al nostro possesso. Ci può provare, c'è il tiro. Il portiere la para, attenzione. Scivolate molto in ritardo. Da parte mia, attenzione, c'è il recupero palla. Vediamo, posso inventare qualcosa, non lo salto. Recupera palla. Attenzione, la tiene anche in campo. Ok, in mezzo a due, non passo. Per poco però. La difesa ferma e regala il calcio d'angolo. Non c'era bisogno. La difesa spazza proprio dove ci sono io. Attenzione, mi anticipa incredibilmente.
ci prova, ma fuori. Non sa chi... Attenzione, ci litighiamo per prendere la palla, alla fine la perdiamo pure. Assurda, assurda questa cosa. Passamela. Grandi le prestazioni di questa porta nelle prime 5 partite. Continuasse così, potrebbe battere ogni record di gol segnato. Io sono al centro, magari anche smarcato, mi vede, ci provo sul difensore, attenzione la palla mi rimane tra i piedi, però devo solo cercare di girarmi. Lui avanza troppo, attenzione, perché stava per recuperare palla, invece lo faccio io, ci provo. Calcio di rigore, non so come, vediamolo subito. L'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. La munizione secondo me sarebbe stata eccessiva. Lo batto io. Momento chiave del match. Vediamo se riesco a segnarlo. Rete, rete, 1-0. Siamo solo a inizio partita, però se partiamo così. Ok, la manda fuori, ma vabbè. Attenzione, non dobbiamo. Ecco, fuori gioco, appunto. Rinvio molto lungo a trovare me, però ovviamente non potevo mai prenderla. Attenzione, ci provo però. Trova la difesa, solida, molto solida. Grande avvio di partita. Voglio inventarmi qualcosa di mio. Magari non perdendo palla la prossima volta. Palla nostra, ok. Tutto di prima, 1-2. Eh no però così, eh no. Prendila che... Vabbè. Lo salto, controllo bene, posso accentrare, ci posso provare, trovo il difensore. Battiamo questa rimessa laterale, cerchiamo di creare subito questa azione, ci arrivo sulla palla, me l'allungo troppo però attenzione, attenzione, dobbiamo recuperare subito, non perdere questa occasione di fare gol. Recuperala, l'ho detto al muro, recuperala. Verso Biretti, colpito il pallone dal difensore. Perché non riesco a capire perché mi allungo la palla troppo. Non riesco a capire. Abbiamo rischiato qua. Abbiamo rischiato. Adesso si fa pericolosa la situazione. Il Genoa adesso si incazza. Posso fare una super accelerazione. Lo dribblo in qualche modo. Li salto tutti. Ci posso provare centrale. Mi è uscito centrale, peccato. Avevo fatto una bellissima azione, recupero. Errore difensivo incredibile, ci provo a rete. Difesa imbarazzante, 2-0 in 15 minuti. Attenzione, incredibile, incredibile. Ho perso la palla molto ingenuamente. Ok, la difesa recupera sempre. Forse era fuori gioco, non lo so. Invece no. Fallo. Dunque, cartellino rosso per il Genoa. Non si scherza con quest'arbitro. Subito. Molto severo. Ci provo da questa distanza. Trovo la barriera. Attenzione perché quasi ci arrivava di testa. Ci prova. Dunque Genoa in 10 già. Attaccano con più elementi. Douglas Luiz Suarez e Pablo. Ci prova con un tiro. Boh. Non so nemmeno descriverlo. Dunque dobbiamo approfittare di questa situazione e sfondare il Genoa praticamente. La palla esce fuori.
Dunque possiamo costruire la nostra azione. Tutto di prima, veloce. Vediamo se riesco a saltarlo. Ci riesco. Attenzione, attenzione. Mi ritrovo davanti, quasi da solo. Ci provo in mezzo a due. Rete. Siamo solo al 19° e già siamo 3-0. Il Genoa ci prova in qualche modo, però ovviamente niente da fare. Lo vedo. Costruiamo un'altra azione. Che cazzo di passaggio era? Peccato. Si prova da distanza, però ovviamente il portiere non si può battere così. Dobbiamo costruire qualcosa di bello, fatto bene. Gliela crosso di testa, di prima, tutto di velocità. Attenzione. No, gli stavo per passare la palla. Gli stavo per passare la palla e me la ruba. Ottima azione comunque. E poi non capisco come puoi darmi 7.3 se ho fatto una tripletta, ti ho chiuso la partita. E ti recupero anche queste palle qua. Occhio alle sovrapposizioni. Non ci arriverà mai. E infatti. Quasi gli rubavo palla. Mi sembra una partita un po' troppo tranquilla adesso. Un cross senza un fine. Devo dribblare un po' tutti. Magari provarci da questa distanza. Se non era centrale, entrava questa. Ho fatto una scivolata a vuoto che magari manco dovevo fare. Se la porta fuori, ma sono proprio scarsi questi. Sono proprio scarsi. Ok, la palla va a me. Tutto di prima. Tutto come prima, tutto sbagliato, porca troia. Grande recupero, io sempre al posto giusto nel momento giusto. Attenzione, posso essere al centro da solo. Traversa, dopo la parata alla traversa. Ci provo di vabbè. Gli rubo la palla, attenzione, errore molto ingenuo da parte del difensore. Ci posso provare, c'è il portiere. Attenzione al Genoa, adesso ci prova ad attaccare, ci prova finalmente dopo una vita a subire. Me ne vado su... Attenzione, la tiene. No, non doveva lasciarla così. Efficace qui il pressing. Se ne va fuori. Va bene così. Vediamo se riescono a concretizzare anche questa azione. Ok. Ci posso provare di potenza. Trovo il portiere.